Benvenuti ad una nuova puntata del libro di Melma. Oggi parliamo di un'autrice che non mi ricordo come si chiama, partiamo alla grande. Kerry Maniscalco, ecco, oggi parliamo di Kerry Maniscalco, puntata pasquale su di lei. Se sembro ubriaca è perché per arrivare alla fine di questo libro ho ingurgitato una quantità tale di caffeina che non mi reggo più in piedi, quindi è per quello se biascico. Tra l'altro, mi dispiace, ma anche per questa puntata non abbiamo la sedia girevole, ma direi che per questo 2021 ci accontentiamo. Dobbiamo accontentarci per forza, non abbiamo alternative. Il titolo in questione però è consolatorio per questa Pasqua, perché fa molto ridere, e stiamo parlando di Stalking Jack the Ripper, conosciuto in italiano anche come Sulle tracce di Jack lo Squartatore. Comunque voglio rassicurare le persone deboli di cuore, perché di Jack lo Squartatore non c'è traccia in questo libro, ma neanche di scene particolarmente cruente, c'è cioè solo molto trash. Tra l'altro, più che sulle tracce di Jack lo Squartatore, io direi proprio sulle tracce di vita intelligente. Spoiler, non l'ho trovata perché questo libro è veramente scemo. D'altra parte, che cosa vuoi aspettarti? Ambientazione Londra vittoriana. Prendi gli omicidi irrisolti, i casi degli omicidi irrisolti di Jack lo Squartatore e li fai cercare di risolvere ad una protagonista degli young adult, tipica degli young adult, quindi cretina. Metti insieme le due cose. Il disastro era già annunciato. Appunto, come avete capito, questa è una specie di mystery. No, no, faccio fatica a pronunciare questa parola, visto che qui non c'è nessun mistero, sappiamo benissimo tutto già dall'inizio, però diciamo facciamo finta un crime, un mystery, quello che vi pare, e insieme un romance, uno young adult romance. Io ci aggiungo anche del paranormale, perché ha del paranormale il modo in cui questi qua risolvono i casi, sia letteralmente sia metaforicamente. Letteralmente perché a un certo punto arriva un medium, arriva Vanna Marchi, e metaforicamente perché i capitomboli logici, e diciamo, i voli pindarici con la fantasia che a volte la Maniscalco, l'autrice di questo libro, deve prendere per far unire i puntini e per dare una parvenza di logica al libro, sono veramente soltanto ascrivibili al genere paranormale. Ma non voglio dilungarmi troppo e voglio iniziare subito dalla prima scena, che è ambientata in un obitorio. L'obitorio dello zio Jonathan. Iniziamo male, non devo ridere. Allora, laboratorio dello zio Jonathan, perché la nostra protagonista si chiama Aubrey Rose. Lei diciamo che è un po' come Batman, ha una doppia vita. Di giorno è la classica figlia di un lord londinese, mentre di notte, di sera, lei è una grande amante della scienza forense, quindi si diletta con lo zio che appunto fa questo di lavoro, fa il medico legale, fa le autopsie, fa lo scienziato, fa anche il professore, insegna insomma scienza forense, e appunto lei è la sua apprendista, però lo deve fare in gran segreto. Perché? Perché il padre è ultra protettivo, poi capiremo bene perché. Oltre il fatto che lei è una donna e quindi le donne non possono fare un cazzo. Lei continua a ripetere questa cosa, che lei dovrebbe essere una brava signorina, invece le piace tenere in mano il fegato della gente, letteralmente. Senza dare nell'occhio mi raschiai via il sangue secco dalle unghie, riassaporando la dolce sensazione di tenere un fegato tra le mani. Chissà quali nuove emozioni mi avrebbe suscitato la prossima autopsia. Puntini, puntini, puntini. Perché lei praticamente sta tutto il libro a ripeterci quanto ama i cadaveri. Prima di tutto, e secondariamente quanto lei sia diversa dalle altre ragazze, le frivole ragazze vittoriane. Invece lei è una scienziata, una mente brillante, un acuto ingegno. Infatti, tra l'altro, una cosa che devo dire, devo rendere giustizia alla Maniscalco, è che la sua protagonista, la protagonista che lei ha creato, almeno non le manca l'autostima. Cioè, questo c'è da dirlo. Purtroppo, però, questo è tutto un finto femminismo, nel senso che la riconosci subito una finta femminista ed è una che ti parla male delle altre donne continuamente per emergere lei. Ecco, questa è una finta femminista. E purtroppo la nostra protagonista è una di queste. Non fa altro che dire quanto le altre
altre pensino soltanto ad accaparrarsi un buon marito, quanto le altre pensino soltanto ai vestiti, ai nastri, eccetera, eccetera, e quanto lei invece pensa alla nobile arte dell'investigazione, alle auto, che poi tra l'altro ma si fa un mischione fra quelle che sono, fra quella che è l'autopsia, fra quello che è il lavoro del medico legale, che è il lavoro dell'investigatore. Cioè qua c'è tutto un mischione senza senso. Sul finto femminismo del libro ci arriveremo. Qua voglio andare subito alla ciccia, iniziare subito appunto con questa scena dell'obitorio. Il libro inizia secondo me già subito con un buco di trama, perché c'è manco il tempo, non abbiamo manco iniziato, già siamo a find logic, iniziamo alla grande. Perché praticamente si fa vedere come lei appunto sia con suo zio Jonathan che sta operando su un cadavere, non un cadavere di Jack the Ripper, quelli arriveranno dopo, ma stia appunto segando la gabbia toracica, estraendo fegati, eccetera, eccetera. E si vede una certa abilità della protagonista, il che significa che lei non è la prima volta che lo fa, non è alle prime armi, ma è da già un bel po' di tempo che lo fa. Addirittura, appunto, dice: con ago e filo sono un portento. Quindi si vede che comunque ha preso tante lezioni. Eppure, non si sa bene come, lei non conosce i collaboratori di suo zio. E nella fattispecie non conosce questo Thomas, che è l'altro apprendista dello zio insieme a lei. Ma com'è possibile? Scusatemi, ripeto, non è alle prime armi, quindi si vede che bazzichi da molto tempo l'obitorio, o comunque casa di tuo zio, non ho capito bene. Però insomma, secondo me è poco credibile che tu non conosca questo Thomas, che ripeto, è il suo apprendista, che tra l'altro ha la sua stessa età, solo che lui è un uomo, quindi studia ufficialmente come studente, mentre lei è una donna, quindi deve fare le cose di nascosto. Ora, questo buco di trama perché esiste? Perché la Maniscalco, è un'autrice di romance brutti, non è un'autrice di misteri. Quindi quello che fa è che crea buchi logici pur di rispettare i tropi del genere. E uno dei tropi del genere è quello di far incontrare, cioè di far il fatidico primo incontro tra i due amanti, perché sappiamo benissimo che Thomas è l'interesse amoroso di Aubrey, o Aubrey o come cazzo si chiama, e quindi lei li deve far incontrare. Peccato che non ha nessun senso che questi non si siano incontrati precedentemente. Invece lei li fa incontrare alla lezione a questa Harrow School per soli ragazzi di Londra, dove appunto si studiava scienza forense e dove insegna lo zio Jonathan. Perché lo zio Jonathan, la fa infiltrare a questa lezione per vestita da ragazzo, perché ripeto, è una scuola per soli ragazzi, quindi lei deve fare le cose di nascosto. A questa lezione lei conoscerà questo Thomas, che sappiamo benissimo dal primo secondo che diventerà il suo amore, interesse amoroso, ma per un semplice motivo, perché è Bono. Sappiamo che quando ci si sofferma per più di 20 pagine su quanto sia statuario questo tizio, poi effettivamente questo sfocerà in qualche tipo di interesse. Thomas è descritto così: gli occhi color del miele erano incastonati ad arte nel suo viso spigoloso, tanto perfetto da sembrare un capolavoro di Leonardo da Vinci. Peraltro Leonardo da Vinci, molto famoso per i suoi ritratti di persone bellissime, proprio preciso. Vabbè, Thomas, è inutile descriverlo ulteriormente, soprattutto a livello di carattere, perché lui è in toto Sherlock Holmes, tranne per il fatto che Sherlock Holmes è effettivamente un personaggio interessante, mentre lui è appiattito da morire. Però diciamo gli atteggiamenti sono gli stessi, le abilità deduttive più o meno sono le stesse, sebbene Thomas sia decisamente più scemo, però insomma si fa quel che si può. Ed è quindi proprio un calco paro paro da Sherlock Holmes, proprio totale. Mi è venuta in mente una cosa e ve la dico subito prima che poi me la scordo. Il fatto che zio Jonathan dia lezioni alla ragazzina, a Aubrey, è completamente immotivato, nel senso che il rapporto tra i due non ha fondamenta. Io che cosa posso pensare? Che lo zio concede a Audrey di assistere alle lezioni e di appunto eseguire con lui delle autopsie perché la ama, le vuole bene e quindi per affetto vuole alimentare la passione e il talento di questa sua nipote. No, cioè nel senso i due non si vogliono bene, il loro rapporto non è minimamente caratterizzato e non, lo zio verso la nipote non ha nessuno slancio d'affetto mai all'interno del libro, quindi il fatto che lui le faccia questa grazia
grazia, tenendo tra l'altro nascosto al padre il fatto che lei prenda lezioni, non è motivato da niente, il padre che sarebbe il fratello di lui in quanto zio. C'è una motivazione abbastanza forte, poi potreste dire che ha bisogno di lei perché lei effettivamente è questo cervello sopraffino e ha bisogno di lei perché lo aiuta. No, neanche, ma allora questa tu perché te la stai accollando? Cioè fammi capire, perché questo accollo, Jonathan? La vita è troppo breve per prendersi degli ulteriori accolli rispetto a quelli che si hanno già. Vabbè, comunque, a questa benedetta lezione lei fa conoscenza di Jonathan perché alla fine, lei ricordiamo che è in incognito, cioè vestita da ragazzo, non ha parlato per tutta la lezione proprio perché lei deve stare schiscia. Infatti fa molto bene il suo compito e qua notiamo già tutto il talento investigativo di lei. Si fa subito sgamare perché lei dopo la lezione continua a disegnare, a prendere appunti, a ricopiare la lavagna dagli appunti, si avvicina a Thomas in virtù di cosa non si capisce bene, qua sfodero il mio fruttino della Lidl per dire che cosa con più enfasi, per romperle le palle, un po' come fanno i bambini all'asilo tirano le trecce alle bambine perché effettivamente gli piacciono, no? Stesso tipo di provocazione da quattro soldi la fa Thomas perché guarda gli appunti di lei e dice: ma come sono disegnati male, ma questo bozzetto manco l'ombreggiatura, ma qui hai sbagliato, hai sbagliato a copiare, di qua di là, insomma le rompe le palle. E lei risponde dicendo: dovreste davvero farvi gli affari vostri. Che mi sembra assolutamente una frase totalmente adeguata all'epoca, no? Cioè siamo nel 1888, la gente non parla così, fatti gli affari tuoi. Que Thomas a un certo punto dice: va bene, mi faccio gli affari miei, mister... puntini, puntini, puntini. Il modo in cui enfatizzò l'appellativo maschile non lasciava spazio a fraintendimenti. Thomas aveva capito perfettamente che non era un ragazzo, ma aveva deciso di stare al gioco per chissà quale motivo. Allora lei, anziché dissimulare, cioè veramente qua si vedono tutte le sue doti investigative, ripeto, sì no, effettivamente mi chiamo Aubrey Rose, sono una ragazza. Come no? È un segreto! Cazzo, avevi un unico compito, non farti sgamare, fingerti un ragazzo. Ma che ci vuole? Non ho capito, arriva il primo che passa e glielo dici? Almeno lascialo col dubbio. Ma poi, cogliona, le dici il tuo nome, che si capisce che... Perché le dice: mi chiamo Audrey Robes Wadsworth, che è il nome dell'insegnante, cioè il nome del professore, di suo zio, perché suo zio è il fratello del padre. Cioè, quindi tu in un solo colpo hai subito dichiarato di essere una ragazza, che era l'unica cosa che non dovevi fare, e in più hai pure detto che sei raccomandata. Ma complimenti! Comunque, ripeto, non ha nessun senso che questi due non si conoscessero prima, perché si fa capire che Thomas è il cocco del professore, nonché suo apprendista, e vive nel laboratorio dello zio. Quindi che lui non abbia mai incontrato prima la tipa è del tutto improbabile. Ma andiamo avanti, perché ragazzi, questo libro è lungo, cioè se ci soffermiamo su questi dettagli non finiamo più, ve lo dico. Ma vi dico soltanto un piccolo dettaglio in più, perché dovete capire quanto non ha senso questo libro, perché la sera prima della lezione, proprio mentre lei stava ricucendo il cadavere eccetera, arriva una figura misteriosissima che entra spalancando la porta. Non si capisce se è un uomo, se è una donna, se è vecchio, giovane, alto, basso, cioè non si capisce niente, perché l'autrice dice che era tutto imbacuccato. Questo qui, lei pensa che sia Thomas dalla voce, e ora sorgono spontanee due domande. La prima: è veramente Thomas? Non si sa, perché nel libro, poi non, cioè non so, io forse ho perso il filo, ma non viene più detto questa cosa. Cioè, ma chi cazzo è questo che è entrato nella stanza tutto imbacuccato, misteriosissimo, chi minchia è? Non si sa. E la seconda cosa è: ma perché era tutto imbacuccato? Cioè, che segreto è? Scusatemi. Cioè, forse mi sono persa qua. Qualcuno che ha letto il libro mi vuole dire che cosa è servita a questa scena in cui c'è questo questa misteriosa identità? Vabbè, cose a caso. C'è il delirio totale e siamo a pagina 20, molto bene. Lei a quel punto, la sera, vuole ritornare a casa dello zio perché durante la lezione era stato esaminato proprio uno dei cadaveri di Jack the Ripper. Appunto questa, non mi ricordo come si chiama, comunque una delle vittime, una delle prime vittime, Mary mi pare, Mary Nichols, una delle prime vittime di Jack lo Squartatore. La sera poi lo zio avrebbe fatto l'autopsia e lei voleva essere presente. A parte che mi sfugge completamente, metto le mani avanti e dico che di scienza forense non capisco niente, soprattutto se storica, però
I cadaveri di persone a cui tra l'altro doveva essere ancora fatta l'autopsia viaggiano tranquillamente, cioè si fa prima la lezione in classe, poi si fa l'autopsia, ma l'indagine, scusatemi, perdonatemi, ma è normale. Poi vanno a casa dello zio a fare l'autopsia del cadavere di Jack lo squartatore. Lei però deve inventare una nuova menzogna, perché ricordiamo che lei non può dire al padre che segue questo apprendistato con lo zio perché il padre è un germofobico. Tra parentesi, se io penso a quello che succede poi più avanti nel libro e ripercorro queste scene, non hanno ancora più senso perché poi capirete come mai non hanno senso. Comunque il padre è germofobico, nonché ossessionato dal fatto che la figlia possa ammalarsi di virus. Addirittura la fa uscire con una mascherina. Tra l'altro, io non so se all'epoca c'erano già le conoscenze, ma soprattutto le mascherine, che più tardi viene detto foulard, delle cose del genere, non so, dubito fortemente. Sicuramente anche nel passato ci sono state delle epidemie, ma giravano con i mascheroni, cioè non è che giravano con le mascherine di oggi, cioè, ma poi si chiamavano mascherine. Non lo so, ragazzi, cioè, l'inaccuratezza storica di questo libro è talmente tanta che è difficile capire tra le cose vere e le cose false. Comunque, il padre ha questo tipo di iperprotettività perché la madre di lei è morta proprio a causa di una malattia che ha contratto. Non mi ricordo che cosa, perché non è importante, però fatto sta che il padre, quindi, è un pochino, a Catania si dice accobuso, cioè qualcuno che proprio ti fa mancare l'aria. Il fratello Nathaniel però le regge il gioco perché vuole bene a sua sorella e le vuole far fare un po' quello che vuole, quindi dice al padre: sì, andiamo insieme a casa dello zio Jonathan, ci aveva invitato per il tè. E quindi la fanno franca così. Però, a parte, il caro fratello Nathaniel se ne esce con frasi del genere: non mi piace che tu veda tutto quel sangue, credo faccia male alla tua fragile sensibilità femminile. Ma che frasi sono? Vabbè, comunque lei va nel laboratorio dello zio, Ecco cosa mi sono immaginata ogni volta che sentivo la parola laboratorio. dove c'è anche Thomas e iniziano a battibeccare. Ma prima vorrei soffermarmi su alcune frasi che lei dice quando vi parlo di finto femminismo. Zia Amelia, che vabbè è una sua zia che in sostanza si occupa della sua educazione da signorina inglese, in sostanza. Zia Amelia sperava che continuassi a partecipare a dei tè dell'alta società. Le ragazze che organizzavano i tè non comprendevano le mie idee ed era proprio per quel motivo che avevo declinato i loro inviti. Detestavo gli sguardi impietositi che mi rivolgevano, figuriamoci cosa sarebbe successo se avessi dovuto spiegare loro come trascorrevo i pomeriggi. Alcune trovavano indecente intingere il coltellino da burro nella crema al limone, chissà quale orrore avrebbero provato nel vedermi affondare il bisturi nelle viscere insanguinate di un cadavere. Nel frattempo, mentre questa scema fa questo tipo di discorsi, considerandosi al di sopra delle signorine per bene, sentì qualcosa di fresco e umidiccio filtrare dalla suola delle scarpe. Non mi ero accorta di aver calpestato una pozza di sangue. Cioè, fammi capire, le altre sono delle sceme. Te invece che vai a fare le autopsie con le babbucce di seta, invece te sei normale, no? Tant'è vero che Thomas subito la prende per il culo. Cioè, diciamo che il loro rapporto è questo: lei che fa cazzate e lui che la rimbrotta. E in maniera sarcastica le fa notare quanto lei sia oltremodo inadeguata, diciamolo. Thomas mi esaminò come se fossi un campione che avrebbe gradito dissezionare. Bello! È indubbio che la scelta delle migliori calzature in seta non sia importante quanto stanare un truce assassino. Guardate le babbucce che avete ai piedi, tutte sporche e imbrattate di sangue. Il vostro interesse per la scienza è solo un mero tentativo di trovare marito? Devo prendere il sopravvito dunque? Sono certo che a vostro zio non dispiace interrompere le indagini per farci da chaperone. Poi si rivolse direttamente a lui. Avete qualcosa in contrario, dottor Wordsworth? Devo ammettere che vostra nipote è piuttosto graziosa. Scusate, ma in quale universo, nell'epoca vittoriana, questo tipo dice queste cose davanti allo zio di una signorina per bene della società londinese? Cioè, ma come minimo ti arrivava un pugno nel naso. Reazione da parte dello zio lì davanti? Nessuna. Però mi fa ridere il fatto che durante l'autopsia del cadavere Thomas parla appunto del fatto che la vittima è una prostituta perché sapete che Jack lo squartatore prendeva di mira proprio le prostitute. Ma quando Thomas fa accenno alla cosa in maniera esplicita dicendo vabbè, i due si saranno appartati perché sicuramente stavano contrattando una prestazione sessuale,
Lo zio subito si innervosisce dicendo: Thomas, c'è una signorina qui. Scusami, ma alla signorina fai fare le autopsie, però non si può parlare di prostitute? Ma scusate, ma fai del logic, vi prego. Poi ripeto, le vengono fatte delle avance di cattivo gusto e tu in silenzio, però se si parla di prostituzione subito, silenzio, c'è una signorina. E qua arriva quello che io chiamerò close dropping, sono quando gli indizi arrivano, cioè cadono proprio in testa alla protagonista, perché la protagonista non era abbastanza intelligente per fare un'investigazione a suo carico, diciamolo chiaramente, cioè non aveva un cervello adeguato. Quindi l'autrice ha dovuto per forza farle piovere addosso gli indizi, perché altrimenti lei non avrebbe mai scoperto nulla. E quindi ci sono queste considerazioni che arrivano da parte dei personaggi, che sono un po' come dei megafoni che ti urlano: vai da questa parte, gira a sinistra, gira a destra, perché altrimenti lei sarebbe ferma in un punto senza fare niente, perché le sue doti investigative sono pari a quelle di questo elastico. Lo zio le dice una cosa che lei non aveva notato. Strano, cioè questo è proprio lo schema di questo libro. Gli altri le dicono cosa fare perché altrimenti. Riconosci la vittima, Audrey Rose? Ha prestato servizio da voi per breve tempo. Cioè, la vittima è una domestica di casa sua? Prima di tutto tu non te ne eri accorta? Stendiamo un velo pietoso. Ma soprattutto, lo zio non è che sta tra l'altro conducendo le indagini con Thomas, cioè lui proprio intenzionato a scovare chi è Jack the Ripper, cioè non è preoccupato di questa cosa, cioè non vede un pattern, perché lei è scema e vabbè, ma lui qua arriviamo ad una prima conclusione. La conclusione è che questi omicidi sono legati a lei e alla sua famiglia. Però qua purtroppo passano 600 anni prima che da questo indizio si parte effettivamente con una pista, no? Qui invece no, cioè qui hai questo indizio, secondo me piuttosto importante, perché alla fine l'indagine può partire benissimo da casa tua, essendo una domestica che ha prestato servizio a casa tua, quindi puoi far partire subito una pista, un'indagine. Invece cosa succede? Niente. Lei anzi fa una cosa che secondo me è completamente ingiustificabile e francamente io che rimaniscalco mi sentirei un pochino in colpa per la foresta amazzonica, perché sinceramente questo che stai facendo è un'ingiustizia nei confronti della natura. Infatti praticamente questo genio decide di uscire fuori di casa di notte per andare nel quartiere, non mi ricordo come si chiama, Whitechapel, una cosa del genere, dove appunto avvengono gli omicidi, per, cheat, raccogliere prove utili alla risoluzione del caso, facendo colpo su Thomas e sullo zio. Ma raccogliere prove? Cosa? Chi? Tu? Ma cosa? Ma quali prove? Cioè, pensi che la polizia non abbia già raccolto le prove? Cosa ho capito? Ma che cosa vuol dire tutto questo? Secondo me hai fatto una brutta indigestione e ti andava di fare due passi. Secondo me così era più credibile la cosa. Tra parentesi, lei parla con una retorica insopportabile di qualsiasi cosa. Esempio, sta parlando della morte della madre. Nessuna dodicenne dovrebbe mai vedere l'anima della propria madre scivolare nell'abisso. Nessuna dodicenne dovrebbe mai vedere la madre morire. Punto. Vabbè, per la prima volta nella mia vita mi ero sentita impotente. Dio mi aveva delusa, avevo pregato e pregato, come mi aveva sempre detto di fare la mamma, e per cosa? La morte l'aveva reclamata. Era stato in quel momento che avevo capito di dovermi affidare a qualcosa di più tangibile dello Spirito Santo, ovvero la scienza. Peccato che a metà romanzo circa lei si affida ad un medium. Quindi tutto questo. Cioè, tutto questo pippone sulla scienza in realtà è tutta una stronzata, perché in realtà poi ti affidi ai fantasmi. Però sentite la sua teoria su chi è effettivamente Jack lo Squartatore, che lei sta vagando al buio per le strade di Londra, e cercando di, insomma, capire chi potrebbe essere Jack. Forse si fa ispirare dall'aria notturna e le vengono in mente queste teorie. Immaginate che l'assassino fosse un medico in viaggio all'estero. Perché dovrebbe essere? Cioè, tutto suggerisce che sia un tizio del posto, perché sapeva benissimo che quello era un quartiere degradato, no, un medico che viaggia all'estero. O qualcuno che trafugava organi destinati alla ricerca per conto di un medico. Gli organi destinati alla ricerca. Cosa? Cioè, gli sono i crimini d'odio quelli di Jack the Ripper. È chiaramente un serial killer squilibrato. Che cazzo c'entrano gli organi? O forse qualche uomo o donna benestanti disposti a pagare somme considerevoli per un trapianto.
cazzo, non c'erano ancora i trapianti? Cioè, il primo trapianto d'organo di successo è stato nel 1954. Cazzo, 70 anni dopo queste vicende di questo libro. Cioè, non è che ci facessero così tanto affidamento, provavano. In ogni caso, dubitavo fortemente che in quel momento grembiule di cuoio, perché è così che si chiamava l'assassino nei giornali, si stesse aggirando per la città a molestare prostitute. Non mi sarebbe successo nulla, avvolta nel buio della notte. Ma che cazzo dici? Cioè, tutti gli omicidi sono avvenuti in quel quartiere di notte. Quindi cosa vuol dire? Dubitavo che l'assassino si stesse aggirando per la città a molestare prostitute. Allora, innanzitutto è esattamente quello che sta facendo questo tizio, primo. Secondo, ma allora che cazzo sei andata a fare là? Cioè, se pensi che non ci sia, che cosa sei andata a fare? Cioè, scusatemi, ma sono io? O c'è qualcosa che non quadra? Se la prende da dietro, mentre lei stava andando in un pub, una cosa del genere, a cercare di raccogliere le prove, le testimonianze, cioè, da Scotland Yard non è riuscita, è arrivata lei che sistema tutto, vabbè. Un tizio la prende da dietro e la trascina in un vicolo, la presa non era energica, ma non aveva abbastanza libertà di movimento per mordere il mio aggressore. Io direi troppe informazioni. Scalciai e mi dimenai invano. Riuscì soltanto a ingarbugliarmi le gambe negli strati della sottana e a finire diritta tra le sue braccia, facilitandogli la scellerata missione. Ero alla mercé di quel demone invisibile. Ma non è un po' esagerato? Incapace di sfuggire alla sua stretta sovrannaturale. Tra l'altro, stretta sovrannaturale. Poco fa hai detto la presa non era energica. Ma ti metti d'accordo con il cervello, figlia mia? Vabbè, indovinate chi è, il gabibbo? No, è Thomas. È Thomas che... Comunque Thomas che è in giro a fare la ronda con altri gentlemen, diciamo, fra cui il fratello Nathaniel. Loro stanno conducendo un'indagine privata. Guarda caso, anche loro non hanno scoperto un cazzo, incredibile. Cioè, vanno in giro di notte, fanno le indagini private eppure nessuno sa nulla, va bene. Un gruppetto di persone conduce un'indagine privata, ci appostiamo per tutto il quartiere, cerchiamo gente sospetta. Andata bene finora, vedo. All'unica cogliona che avete pescato è lei. Ci chiamiamo i Cavalieri di Whitechapel. Vabbè, la rispediscono a casa come un pacco, praticamente ce la prendono. Venite, mi ordinò Thomas, indirizzandomi verso la carrozza. Vostro fratello ha ragione, qualcosa di malvagio si aggira nel buio. Mi voltai per guardarlo negli occhi. Più malvagio di voi? Cosa, ti ha salvato da una morte probabilmente orribile. Retorica inutile. Mi guardai intorno in cerca di mio fratello, ma la nebbia lo aveva già inghiottito. Beh, comunque la cosa divertente è che l'indomani mattina si scopre che una ragazza è stata effettivamente uccisa proprio la notte in cui i cavalieri stavano facendo la ronda, e questo vi fa capire che forse i colpevoli sono proprio loro, perché non si capisce come mai avete fatto la ronda fino alle 4 del mattino eppure non avete notato che una ragazza è stata uccisa. Vabbè, allora complimenti, devo dire, molto utili. Nathaniel aveva ragione di preoccuparsi. Sarei finita dritta tra le braccia bramose dell'assassino se avessi continuato a girandolare come una bambinetta durante l'ora delle streghe. Invece penso un po', tu avevi la tua grande ipotesi, invece era che non ti sarebbe successo nulla. Pensa quanto sei perspicace. Non so se avete notato questa tendenza della protagonista a contraddirsi continuamente. Cioè, lei prima di una pagina dice no, ma non mi succederà niente, la pagina dopo. Oh cazzo, hanno ucciso una persona proprio nel punto in cui c'ero io. E la stessa cosa qui. Cioè, per esempio, sta facendo colazione e sta pensando ai vestiti. Cioè, lei ha appreso 5 secondi fa che una ragazza è stata assassinata, un secondo dopo, voglio confezionarmi un vestito di merletto blu. Il fatto che esaminassi i cadaveri non significa che non fossi in grado di apprezzare degli abiti ben confezionati. Il colore sanguigno della marmellata era rivoltante, temetti di aver perso per sempre l'appetito. Allora, un secondo prima, che belli i cadaveri, il secondo dopo, addirittura il colore della marmellata ti fa venire da vomitare. Ma qui c'è un problema alla base, capite? Cioè, c'è un'incompatibilità. Cioè, o ha la doppia personalità, cioè questo in realtà è split, perché altrimenti non si capisce questa contraddizione continua fra quello che pensi. Ah, comunque, in tutto questo viene detto anche che lo zio e il padre di lei si odiano. Perché, sentite che motivo, è importante. Mio padre evitava il fratello e la scienza perché non erano stati in grado di salvare la mamma, perché appunto vi ricordo che la madre è morta per uno, non so, mi ricordo un'operazione andata male, una cosa del genere, un virus, c'è cioè, tanta confusione comunque, forse è morta per la confusione.
Il giorno in cui era morta aveva incolpato lo zio di non essersi impegnato abbastanza. Viceversa, lo zio pensava che mio padre avesse confidato un po' troppo ostinatamente in un miracolo che lui non poteva compiere e che fosse uno sciocco ad accusarlo della morte della mamma. Beh, io direi che tuo zio Jonathan potrebbe avere ragione. Comunque, Thomas era uscito per interrogare i membri della sua squadra di vigilanti. Ma Thomas era con la squadra dei vigilanti, quindi che cazzo deve interrogare? Interroga se stesso. Cioè, ma lui non era là con loro. Non so, secondo me se Topo Gigio avesse condotto questa indagine sarebbe andata meglio. Guarda un po', Thomas ritorna da loro senza alcuna notizia, perché giustamente, cioè, lì con loro avete fatto la ronda fino alle 4, tu, il fratello Nathaniel e altri scemi, e gli altri babbi non hanno sentito niente, cioè che cosa ritorni da loro ad interrogarli? Per farti dire cosa. Comunque, torna anche con qualche informazione dicendo: c'erano delle viti e dei bulloni accanto al corpo. E una donna ha visto un uomo di spalle dichiarando che i due, cioè l'assassino e il presunto assassino e questa prostituta, stavano parlando. E finisce qui. E basta, queste sono le preziose informazioni di Sherlock, cioè questo, il nostro Thomas. Vabbè, nel frattempo lui si comporta un po' come uno sbruffone e fa delle cose che sinceramente faccio fatica a credere che potessero essere accettate durante l'epoca vittoriana. Per esempio, Thomas ebbe la sfacciataggine di farmi l'occhiolino da sopra la tazza di tè che si era appena versato. Tra l'altro, anche lui è in estrema contraddizione con se stesso, perché lui non fa altro che darle della scema tra le righe. Vabbè, ritorna il discorso sulla prostituzione, e al che Thomas ridice: guardate, se vostra nipote è in grado di dissezionare un essere umano, penso che possa benissimo affrontare una conversazione senza perdere i sensi. La sua perspicacia, per quanto infinitesimale rispetto alla mia, potrebbe tornarci utile. Allora, innanzitutto, ma chi è che dice una cosa del genere? Ma poi ti sembra saggio dare della scema alla nipote del tuo datore di lavoro? Non so, ma sono io, sto sognando forse. Vabbè, comunque, Audrey espone la sua teoria su Jack lo squartatore. Tra parentesi, teoria completamente in contraddizione con quella precedente, perché vi ricordate lei cosa diceva? Che Jack lo squartatore rubava gli organi. Adesso invece, l'assassino prova un odio viscerale per le donne, detesta il fatto che siano vive, che vendano il loro corpo, scommetto che è stato abbandonato dalla donna che ama. Poi se si sente tradito, si sente autorizzato a prendersi ciò che vuole, è possibile che stia mettendo in atto le sue fantasie, forse sta giocando a impersonare Dio. Ma questo è in completa contraddizione con quello che hai detto poco fa e tra parentesi con quello che porteranno avanti per tutto il resto del romanzo, cioè che Jack lo squartatore stia aprendo in due le donne per portare via gli organi. Cioè, un conto è che uccide perché ha il complesso di Dio e perché odi le donne. Un altro è per meri motivi scientifici, che cioè sono due cose completamente diverse. Non potete portare avanti entrambe le teorie allo stesso modo. Carrie, mi senti? No, 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 non mi ha sentito e infatti lei ha portato avanti entrambe le teorie. Nel senso, vabbè. Comunque, Thomas, che 5 secondi fa aveva detto che lei aveva un briciolo del cervello che ha lui, in un moto di entusiasmo: siete un genio, Audrey Rose. Gli occhi scintillanti di ammirazione. Deve essere proprio così. Abbiamo a che fare con qualcuno che si crede una sorta di dio onnipotente. Reazioni completamente senza senso. Ma poi ancora non l'avevate capito? Cioè, che cos'è questa, cioè, questa deduzione di Audrey? In che modo sarebbe geniale? Qual è il contributo che lei ha dato all'indagine con questa cosa? Te lo dico io, nessuno. Vabbè, si scopre una cosa che francamente ha del ridicolo. Preparatevi, spero che voi siate seduti, perché l'indomani, o la sera, non mi ricordo, non si capisce niente, il fratello comunica, Nathaniel comunica alla nostra protagonista che il padre è andato a vivere in campagna da solo, tra parentesi, ma perché non si è portato anche lei? Vabbè. È andato a vivere da solo, è stato allontanato dalla città perché nostro padre è stato trovato in un palazzo non consono al suo titolo. È stato pizzicato, tra parentesi anche questo termine, non so se esistesse all'epoca, però vabbè. È stato fortunato che l'uomo che l'ha pizzicato, cioè il poliziotto che l'ha pizzicato, sapeva chi fosse. Il sovrintendente l'ha scortato a casa e gli ha suggerito di allontanarsi dalla città per qualche settimana, o almeno finché non avrà sistemato i suoi affari. Ok, chiarisco meglio perché non si capisce bene da queste parole, perché la maniscalco, se non impiega 3-4 pagine per dire una cosa semplicissima, non è felice. Il fatto è questo: che questo lord, cioè il loro padre, è stato pizzicato, come direbbe la maniscalco, in una fumeria d'oppio, perché lui ha sviluppato una dipendenza d'oppio. E voi volete farmi credere che
pizzicato dalla polizia londinese del 1888, che probabilmente erano i peggiori, costretto ad andare nella magione di campagna per allontanarsi dalla vita cittadina e per riprendersi, cioè è andato in rehab. Ma non esistevano queste cazzate, non esisteva la rehab, capito? Cioè, un lord inglese poteva fare quello che voleva, e poi di certo il problema non era l'oppio, cioè pagavi qualcuno e se ne fottevano alla grande, ma figuriamoci se i problemi della società londinese erano i lord che sfumavano l'oppio. Allora facevano ben di peggio i lord inglesi, andavano a troie, facevano la qualunque. Voi non mi state dicendo cosa cazzo mi state raccontando? Che è stato pizzicato in una fumeria d'oppio e costretto all'esilio. Vivi? Ma dove? Vabbè, questo penso che sia una delle cose più ridicole che io abbia mai letto in vita mia, anche per l'idea di questa idea della polizia. Ma poi, tra l'altro, ci sono cose semplicemente senza senso, perché il sovrintendente Blackburn, che appunto ha pizzicato il padre intento a fumare oppio, il sovrintendente è lì in casa loro che sta radunando le cose del padre insieme al suo valletto. Che cosa stiamo dicendo? Ma per quale motivo? Ma poi il padre non poteva passare da casa? No, è andato direttamente nella magione di campagna senza fare i bagagli. No, è andato il poliziotto a fare i bagagli per lui in casa loro. Vabbè, un altro buco di trama per giustificare che cosa? L'incontro fra Blackburn e la nostra Audrey. Tra l'altro, lei in tutto questo non è che è minimamente preoccupata, anzi, sorride debolmente perché la libertà sarebbe stata una vera benedizione, perché il padre era super protettivo, mentre adesso che il padre è in campagna, tra parentesi, mi sfugge completamente il punto per cui lei non è andata in campagna col padre, cioè normalmente, dipendendo dal padre, lei doveva andare con lui. Cioè, lei è rimasta da sola in casa col fratello? Ma in che mondo? E nel frattempo c'è anche Thomas, perché Thomas è sempre in mezzo ai coglioni, praticamente. Cioè, nel dubbio lui c'è, è in casa con loro. E le fa tipo una sorta di analisi, di radiografia, e le dice: quando Nathaniel vi ha detto che vostro padre se ne sarebbe andato, voi avete sorriso, poi vi siete accigliata, spingendomi a pensare che voleste nascondere la gioia di avere la casa libera per qualche settimana. Quando ho accennato al rapporto con vostro padre, il vostro sguardo è saettato verso l'anello che stavate rigirando con aria assente intorno al dito. A giudicare dallo stile e dalla taglia, ho dedotto che non sia sempre appartenuto a voi. Di chi era l'anello, se posso chiedere? Ma di chi era, Thomas? Ma poi come fai a sapere tutte queste cose? Ho capito che sei Sherlock. Insomma, qua mi sa che siamo più nell'ambito della stregoneria, eh? Vabbè, comunque Thomas è lì per dirle, perché andiamo avanti, a me delle parti romance non me ne frega un cazzo, quindi andiamo avanti. Thomas è lì non solo per flirtare, ma anche perché ha scoperto che nei diari di suo zio, credo, del padre, non mi ricordo, c'era praticamente un appunto su un'altra vittima di Jack lo Squartatore, che però non era stata ricollegata a Jack lo Squartatore, ovvero Emma Elizabeth Smith. Cioè, era un articolo di giornale sull'omicidio di questa donna, però non è, ripeto, non era stato attribuito a Jack lo Squartatore. Quindi loro, attraverso questa scoperta, che tra parentesi, ma non c'è un filo logico, no? Cioè, che cazzo vuol dire l'ho trovata in un taccuino? Ma che vuol dire? Ma questo non è un modo normale, di logico, di scoprire le cose in un'indagine. Vabbè, lui a cazzo di cane trova questo articolo di giornale dove c'è questo assassino. Ancora una volta risuona un unico urlo, no? Cioè, Scotland Yard non è riuscito, siete arrivati voi due pagliacci e riconducete la vittima a Jack lo Squartatore. Mazza, manco True Detective, devo dire la verità. Vabbè, quindi Miss Nicholson, che era, ricordiamo, una loro domestica, non era stata la prima vittima del nostro assassino, ma Elizabeth M. Elizabeth Smith. Allora lei fa, devo dire, una cosa mediamente intelligente, perché approfittando dell'assenza del padre va nel suo studio per cercare di capire un po', di carpire un po' di informazioni sulla domestica, cioè la Nichols che lavorava da loro. Complimenti, ci hai messo solo 200 pagine in più rispetto a quelle che ci dovevi mettere, però alla fine ce l'hai fatta. Vabbè, comunque, tra l'altro, poi quanto è convenient il fatto che il padre vada in campagna così lei può indagare, vabbè, no comment. Comunque lei entra e viene da ridere perché suo padre ha tipo l'archivio dell'FBI in casa, c'è tipo gli scaffali con le card, come si chiamano, i fascicoli su ogni domestico che è arrivato in casa. Ma perché?
Cioè, io ho capito che il padre è iperprotettivo, eccetera, però qua siamo a un livello di paranoia ingiustificabile. Tra l'altro, lei non solo trova un articolo sulla domestica Emma Nichols, però non c'è scritto niente, ci sono solo i pagamenti. Si capisce che qualcuno ha tolto delle informazioni dal fascicolo, però insomma non ha trovato niente. Ma trova anche un articolo sull'omicidio di Miss Emma Elizabeth Smith. Tra parentesi, questa cosa non ha nessun senso, anche dopo che scoprirete chi è l'assassino, non ha nessun senso che la gente si tiene. Ma poi che cazzo ti tieni? L'articolo di giornale in cui cosa? Viene annunciato cosa? Che questa è morta, perché dovresti conservartelo? Cioè il fatto che questa tizia è morta, cioè lo sai e basta, cioè non è qualcosa da conservarti. A parte che se tu fossi veramente l'assassino lo sapresti già che questa è morta, cioè che cosa te ne fai di un articolo di giornale? Vabbè, un trofeo direte voi, vabbè. Comunque lei, prima di sospettare del padre, decide di indagare più a fondo e quindi cosa fanno? Vanno a trovare un certo Mr. Thornley. Qua vado veramente veloce perché è talmente una rottura di palle questa parte, c'è cioè talmente un depistaggio evidente che è inutile, cioè, inutile soffermarsi più di tanto. Comunque lei va a trovare l'ex valletto del padre che adesso vive in campagna, era stato perché vecchio, moribondo, eccetera. Infatti lui sta veramente morendo. Ma prima forse vorrei leggervi delle frasi ridicole che fanno sempre un po' di colore nei libri di Melma. Thomas le dice: "Sì", aggiunse sorridendo con malizia, "penserete a me anche domani per quanto desideriate il contrario. Io sono imprevedibile e voi l'adorate, proprio come io adoro il fatto che il mio cervello sopraffino non sia in grado di intuire l'equazione che vi governa", nel senso che la sua testa è talmente un caos che... Vabbè, prendono un treno per andare a Reading, che è questo posto un po' fuori Londra in cui vive questo Mr. Courtney. La retorica è nauseante. Le tende vaporose che un tempo dovevano essere state bianche fluttuavano nella stanza come due braccia in decomposizione che cercavano disperatamente di fuggire. Ma che paragone è? Se fossi dovuta rimanere in lungo in quella camera spettrale, di certo la disperazione avrebbe colto anche me. Cosa sta succedendo? Praticamente sono andati a casa di questo tizio che sta crepando. Tra l'altro, il tempismo mi viene da dire, no? C'è una malattia, sembra la lebbra. Non so, francamente, se sia accurato dire che questo c'aveva la lebbra a livello storico, però vabbè. La lebbra tubercolotica, vabbè. Pensate che lui dia qualche tipo di informazione utile? Assolutamente no. Cioè, l'unica cosa che fa è rantolare dicendo cosa? Che Alistair sa tutto. Chi minchia è Alistair? Quindi tornano a casa con un pugno di mosche. Fortunatamente però lei parla con il fratello e ripeto, c'è cioè questa cosa importante perché qua siamo a pagina 100 e c'è una cosa importante, cioè che lei rivela questa informazione solo al fratello. Importante. E dice: "Guarda, per caso tu sai chi è questo Alistair? Perché io ho questi ricordi di infanzia, l'ho sognato, tu sai chi è?" E lei fa: "Sì, è il nostro ex cocchiere. Guarda caso, poi pure lui se n'è andato, va bene." Quindi lei, insomma, per una cosa e l'altra, grazie all'aiuto di Thomas, perché se non ci fosse stato Thomas in questo romanzo, lei probabilmente sarebbe ancora seduta a guardare il vuoto nella sua stanza. Però grazie a Thomas, grazie all'aiuto, insomma, di un po' di robe, scopre dove sta questo Alistair e sta praticamente al porto. Quindi va al porto tu, con Thomas. Indovinate un po', anche questo è morto. La scena in cui ritrovano questo Alistair perché è molto comica. Allora, innanzitutto loro interrogano al porto il capitano di una nave dove lui lavora e gli chiedono: "Stiamo cercando un certo Alistair, ci sono detto che lavora per voi." Il capitano: "Che vi frega?" Ma com'è che vi frega? Siamo nel 1888, vogliamo ribadirlo, ma puoi far parlare i tuoi protagonisti in una maniera un po' più realistica, per cortesia? Che vi frega? Ma non siamo al bar Zio Mario, siamo a Londra nel 1888. Vabbè, comunque lo trovano in un vicoletto. Un uomo era seduto con le gambe distese, il mento sul petto, gli occhi chiusi. Da una mano il sangue gocciolava sulla camicia. Tutti quanti noi abbiamo capito, no? Cioè, arrivato a questo punto, tutti quanti noi diciamo: "Cazzo, pure questo è morto." Lei tirai un sospiro di sollievo. Potevo affrontare un ubriacone con un taglietto alla mano, ma sei deficiente? Cioè, questa è quella con le grandi abilità deduttive. Tra l'altro, anche Thomas, che capisce subito tutto, la afferra e dice: "Senti, Audrey, aspetta, ferma, dove vai? Non toccarlo." E lei si divincola. Però
Ma cretina, ma non ti chiedi come mai questo qua ti sta fermando? Cioè, pronto? Sei sul pianeta Terra? Non mi fermai a riflettere sul motivo per cui si fosse deciso a usare il mio nome o sul suo tono di voce preoccupato. Vabbè, allora continua così, continua a non azionare il cervello. Sentii Thomas urlare qualcosa alle mie spalle, però lo ignorai. Ma cosa sei, sorda? Cioè, ma che cosa mi rappresenta questa scena? Poi lei è là che gli dà le scrollatine. Oh, sir, sir, ma che sir? Ma non lo vedi che è morto? Alla fine, quando la testa gli si rivolta completamente e ha gli occhi spalancati e vuoti, forse lei capisce che lui è morto e quindi desiste. Ah, complimenti. Vabbè, lei è proprio deficiente. Vabbè, in tutto questo chiaramente pista morta, perché questo qua è morto. Giustamente lei non si fa delle domande sul motivo per cui questo è morto, per cui quell'altro, l'altro domestico è morto, il fatto che le vittime siano riconducibili alla sua famiglia, alla sua casa. Tutto questo lei è completamente proprio, cioè ha dei sentori, no? Ma non è che procede per giungere alle dovute conclusioni, no. Il sonno della mente. Ma la cosa si aggrava perché praticamente, visto che suo padre non c'è, arrivano le zie, la zia, la cugina, zia non mi ricordo come, e Liza, che è praticamente sua cugina, e si fanno le trecce. Cioè, addirittura lo dice che è rimaniscalco. La zia non sembrava infastidita dal fatto che avessi trovato un uomo morto, a patto che ricamassi graziose violette viticci vorticosi per rimediare a quella violazione dei tabù sociali. Inoltre aveva insistito che la mia nuova domestica aggiungesse più cipri e smalto alla routine di bellezza che seguiva il bagno. Poi si parla di Kajal, il Kajal 1888. Ma poi c'è sempre shaming verso le altre ragazze. Truccarmi mi piaceva, come a tutte le ragazze della mia età, solo che di solito non calcavo così tanto la mano, intendendo che invece le altre sue cugine, le altre galline, invece del pollaio, calcavano la mano e si truccavano tanto. E poi questa qui è una grandissima cazzata, perché in epoca vittoriana non è che ci si truccava con l'ombretto, col mascara, con la matita, cioè si faceva un trucco molto diverso, ripeto, soprattutto in epoca vittoriana. Quindi qua è proprio lo sbaraglio che rimaniscalco, non lo so, cioè a volte ti danno la laurea ad onore, ma qua la laurea te la devono togliere. Per ogni cazzata che hai detto in questo libro ti devono togliere un titolo di studio, non dovevi arrivare manco alle scuole medie, secondo me. Poi c'è sempre Thomas che fa dei gesti che sinceramente non si accordano molto bene. Esempio, mia cara Wadsworth, la nostra frequentazione ti sta rendendo sempre più perspicace, la tua intelligenza mi affascina. Cioè, praticamente il fatto che lui lascia intendere che lui la rende più intelligente perché lei prima era scema è una cosa che, ah, da un lato mi infastidisce perché chiaramente è una cosa sessista, dall'altro forse è vero. O è lui che sta diventando più scemo con lei. Beviamoci un bicchiere di vino e balliamo in maniera inappropriata. Ma no, non è una cosa che diresti. Tu ti sei già messa in gingheri per me, approfittiamone. Ma lei non si è messa in gingheri per te. Ma poi perché non state pensando all'indagine? Ma sono solo io. Cioè, avete degli indizi, avete dei sospetti, andate avanti, perché? Vabbè, fortunatamente arriva una doccia fredda di realtà perché dicono, che qui l'insensatezza regna sovrana, che lo zio Jonathan è stato arrestato. È stato arrestato e portato al manicomio o da qualche altra parte, in prigione. Vabbè, comunque è stato messo in gattabuia. Viene anche detto che la persona che si è occupata dell'arresto è sempre il sovrintendente, cioè lo stesso che aveva allontanato il padre da Londra. E vorrei ricordare che questo c'ha tipo 20 anni, c'è cioè un altro ragazzino, ma tutto normalissimo, tutto molto credibile. Tra l'altro sono a casa dello zio che stanno mettendo tutto a soqquadro per raccogliere delle prove, giustamente, cioè stanno sequestrando, diciamo, le prove. Al che Thomas si imbufalisce, lei si arrabbia con Thomas dicendo: il sovrintendente Blackburn poteva darci delle risposte che altrimenti non avremmo mai ottenuto. Thomas era più intelligente della media, eppure quando si trattava di ragionare con la gente diventava un cretino patentato. Ma questa è un'espressione lecita, cioè le patenti esistevano all'epoca, cretino patentato. Vabbè, comunque la sua intenzione è quella di lisciarsi un po' il sovrintendente Blackburn per avere informazioni sullo zio, su come sta, su dove è stato portato, perché l'hanno arrestato, eccetera, eccetera. Ma la vera verità è che il sovrintendente Blackburn non ha motivi per aver arrestato lo zio. Cioè, vi faccio ridere, l'unico motivo per cui è stato arrestato lo zio è
che hanno trovato delle viti e dei... Vi ricordate che accanto ai cadaveri avevano trovato viti e bulloni? Ecco, lo stesso bullone, il disegno del marchingegno del macchinario era stato trovato nel laboratorio dello zio e siccome lui aveva conoscenze mediche, allora lui rientrava tra i sospettati. Ma che cosa state blaterando esattamente? Tra l'altro a me viene da ridere perché viene anche detto che la testimone l'aveva visto, sapete quella che aveva visto di spalle, tra l'altro, l'uomo ha confermato che poteva essere lui. Cioè, ma almeno scoprivate quello che aveva scoperto anche lei, cioè che le domestiche, insomma, avevano a che fare con la famiglia, cioè le tipe che erano state uccise avevano a che fare con la famiglia, allora in quello forse aveva un senso. No, i bulloni. Yama, per piacere, Carrie. Poi lei fa questa uscita di scena ripromettendo di dimostrare l'innocenza dello zio. Me ne andai su tutte le furie, come un violento acquazzone che si abbatte sulle strade e spazza via il pietrisco. Al diavolo tutti quanti! Va bene, credibilissima. Tra parentesi, il capitolo dopo, lei che sta organizzando un tè con le zie, con la zia, la cugina. Ma stiamo scherzando? Cioè, ma tu devi scagionare tuo zio, sveglia! Svegliati! Il tè delle 5, dove praticamente spettegolano su Thomas. Una delle tipe invitate, infatti, dice: Thomas ha un appartamento tutto suo a Piccadilly. Siamo oneste, che razza di genitori permettono al proprio figlio di vivere da solo prima della maggiore età? Mi viene da ridere. Possono anche essere ricchi sfondati, ma è contro la buona crianza. Non mi sorprenderebbe se fosse stato lui a uccidere quelle donne e ne avesse occultato i corpi. Allora, innanzitutto, i corpi non sono stati occultati deficiente, sono stati messi belli in vista, quindi in realtà già stiamo partendo male. Ma poi che cazzo vuol dire? Ora mo vive, uno vive da solo e quindi è un potenziale serial killer. Ragazzi, ma l'esagerazione, la follia. Vabbè, scherzando e ridendo, passano 2 settimane e lei e Thomas, c'è scritto così: non importa, sono passate quasi 2 settimane dall'arresto dello zio e io, né io né Thomas avevamo trovato un briciolo di prova che potesse scagionarlo. E cosa avete fatto? Cioè, non ce lo spieghi cosa state facendo per scagionarlo? No, ci racconta delle babbucce, di che cosa si è messa lei, del suo amore per i vestiti, ma non ce ne frega niente! Piccola adorava la sensazione della seta ricamata d'oro e i cristalli legati stretti in vite sulle braccia. Le foreste, Carrie! La natura, gli alberi! Poi va al circo col fratello, perché il fratello non vuole più vederla triste. Ma tuo zio è in prigione, ma te ne frega qualcosa o no? Vabbè, vanno al circo, che ci crediate o no? Vanno al circo e c'è un... C'è una bancarella. Oh, Nathaniel, guarda, dobbiamo prenderne uno. Pane Nan e Batura con curry di ceci, uno dei miei spuntini salati preferiti. Anche a voi viene in mente come snack salato dell'epoca vittoriana il pane Nan e il curry di ceci, no? Sono io? Cioè, ditemi se sono io. Beh, arriva il sovrintendente Blackburn al circo perché deve comunicargli una notizia importante, da notare la coerenza della nostra protagonista. Un secondo prima, ci spiegate il motivo della vostra scortese interruzione? Il secondo dopo lui si accinge a dire perché è venuto là e lei dà di matto dicendo: No, non voglio sentire nulla di ciò che avete da dirmi, ho già fin troppi problemi. Ma sei scema? Cioè, è un dubbio lecito, credo. Sei scema? Vabbè, alla fine, dopo 3-4 pagine che cercano di convincerla, le dicono che lo zio sta per venire condannato a morte, praticamente. Ricordiamo che le prove sono queste. Era in possesso dei bulloni macchiati di sangue che abbiamo trovato vicino ai cadaveri. Peccato che all'epoca non esisteva l'esame del DNA, quindi potevano essere macchiati di qualsiasi cosa, tutto circostanziale. Qualcuno che corrisponde alla sua descrizione è stato visto in compagnia dell'ultima vittima. Non ha alibi. Cosa peggiore di tutte, ha le abilità necessarie per poter estrarre degli organi. Ma la cosa più ridicola di tutte è che dopo questo dialogo lui, Blackburn, chiede alla ragazza di investigare con lui perché lui anche non crede nella colpevolezza dello zio e quindi dice: Dai, investighiamo insieme, aiutatemi a liberare vostro zio e sbattere in galera l'assassino. Ma scusa, ma lei chi è? Ma tu che cazzo ne sai? E lei, anziché pensare, ma c'è qualcosa sotto, lei pensa: Sebbene fossi lusingata che rispettasse la mia intelligenza e le mie doti di investigatrice, ma quali? Se non volete collaborare con me, allora faremo visita a qualcuno che invece vorreste aiutare. E mi afferra per il gomito e mi fece voltare con la forza. Ma queste reazioni spropositate, ma poi dove si vede un poliziotto che prende una ragazzina a scuola?
scotola, ma di che stiamo parlando? Vabbè, dov'è che la conduce? A Bethlehem, che sarebbe l'hospital per i matti, insomma, di Londra. Anche qui retorica palate appena entrano. I brividi lottavano per sguinzagliare la loro furia demoniaca lungo la mia schiena e sulle braccia. Ma di che stai parlando? La furia demoniaca dei brividi. Malocchio, sei sicuro che se l'è preso suo padre e non tu? Non sapevo come facesse Blackburn a frequentare un postaccio del genere senza compromettere la propria anima. Ma lei non è quella che fa le autopsie? Cioè, si fa suggestionare così? Ma poi retorica da quattro soldi. Il sangue mi si ghiacciò più del Tamigi in pieno inverno, congelando i fiumi e gli affluenti delle mie vene con ondate di ripugnanza. Avrei trucidato quella bestia miserabile con tanta violenza che il mostro di Whitechapel sarebbe apparso un tenero gattino. Questo perché? Perché lei vede lo zio drogato, perché lo zio sta praticamente delirando, allora lei prende un po' di porridge perché capisce che quel porridge c'è qualcosa, non ci vuole un genio a capirlo, anzi è lo stesso Blackburn che le dice qua i malati danno dei tonici per placarli, per insomma li drogano. Ma che cosa si aspettava? Cioè questa è la domanda che sorge spontanea. Mentre tu eri a farti il tè con le amiche, tuo zio stava impazzendo in un manicomio perché lo sapevi benissimo che era stato portato lì. Ma poi soprattutto, io questo che non capisco, Blackburn, l'obiettivo di Blackburn quale sarebbe? Cioè portare lei al manicomio per farle vedere in che stato è suo zio, per fare che cosa? Per avere un suo aiuto? Ma per fare cosa? Ma che aiuto ti può dare questa ragazzina? Scusami. Vabbè, lei vuole, visto che ha prelevato questo porridge, vuole farlo esaminare da Thomas, quindi va nell'appartamento di Thomas per riferirgli, insomma, che lo zio è al manicomio, che sta impazzendo, bla bla. Ma che cosa serve? A che cosa serve tutto questo? Cioè, non lo sapevate già che vostro zio, che lo zio era rinchiuso? E che stava male e che stava, cioè, non ho capito. Dopo che vai da Thomas e gli fai esaminare il porridge, è una perdita di tempo. Lo sai già che c'è la droga dentro. Che cazzo di senso ha far analizzare il porridge? Ma perché perdete tempo così? Ma soprattutto perché io sto leggendo questo libro? Vabbè, praticamente il giorno dopo però succede una cosa particolare perché Blackburn la avvisa e lei si porta dappresso Thomas, infatti fanno questo triangolo, l'avvisa che sono arrivate delle lettere da parte di Jack lo Squartatore al giornale, ad un giornale che non le ha ancora pubblicate. Ma Blackburn si porta dietro la ragazzina a far... Ma chi è che sta indagando? Scusatemi, ma chi sono questi ragazzini, questi incompetenti? Ma non potete chiamare qualcuno che prenda la situazione in mano? Cioè, ma questi ragazzini cosa stanno facendo? Vabbè, comunque, Blackburn, che ricordiamo è un giovinastro, ha in mano l'indagine. L'indagine che ha messo a dura prova Scotland Yard ce l'ha in mano questo ragazzo, va bene. La lettera è la classica lettera che i serial killer mandano ai giornali, cioè sgrammaticata, dicendo, cioè addirittura c'è scritto haha, come, non so, una chat di WhatsApp. Non ha veramente nessun senso, però l'unica cosa che ha un senso è che dal momento in cui arriva la lettera, poi il giorno dopo c'è un altro omicidio, quindi automaticamente lo zio viene scagionato, perché è evidente che non è stato lui, c'è stato un altro omicidio, è arrivata pure una lettera, è chiaro che non è stato lui. Quindi loro che cos'è che hanno fatto per lo zio? Zero. Qual è stato il loro contributo al fatto che lo zio è stato scagionato? Zero. Le loro abilità deduttive sono servite a cosa? A zero, a niente. Per farci perdere tempo. Però forse l'unica cosa che capiscono è che la lettera è impregnata, questo lo scopre Thomas, perché ripeto, se non ci fosse stato Thomas. Buonanotte ai suonatori. Comunque, una cosa che scoprono è che la lettera aveva lo stesso profumo usato da lei. A parte che il nonsense regna sovrano, cioè a meno che lei non sia la serial killer, però è evidente che si fanno ancora più stringenti i collegamenti con casa sua, con la sua famiglia. Devo dirvelo proprio io? Cioè, voi siete già riusciti, vero, a mettere insieme i puntini? C'è bisogno che intervengano. Infatti, non interverrò fino a che non arriva il colpo di scena finale, però voi avete già capito, immagino. Cioè, io non capisco. Perché non stanno insistendo sull'unico punto e l'unica cosa logica di questa storia.
storia, però vabbè, lasciamo perdere. Blackburn, che evidentemente se la vuole bombare, perché altrimenti non si capisce bene questa ossessione che ha nei suoi confronti, le chiede addirittura di andare nella scena del duplice omicidio, perché ve l'ho detto che c'è stato un altro omicidio, questa volta duplice, e Blackburn la invita a ispezionare la scena. Certo, tu non ti porti quello che fa questo di lavoro, però ti porti la ragazzina, è assolutamente normale tutto questo. Tra l'altro c'è un agente là che cerca di fare un po' ostruzionismo dicendo: ma scusate, ma questa ragazza non è autorizzata, ma poi c'ha 16 anni, cioè è il caso di farla entrare nella scena del delitto di qua di là? E lei si incazza e lo accusa di sessismo, questo agente, dicendo: nessun uomo sarebbe stato in grado di mettere al mondo una creatura e tornare subito a cucinare e a badare alla casa. Allora, a parte che ridere il fatto che secondo te le donne, dopo aver partorito, poi tornano subito in cucina. Cioè, non è che tornano a lavorare, no? Tornano in cucina. Sai, capisci? Quando vuoi essere femminista ma non hai la più pallida idea di che cazzo tu stia parlando, no? A molti di loro cedevano le gambe per un semplice raffreddore. Avevo molto più carattere io, sotto la pelle profumata e tutti quegli strati di mussola, che la metà degli uomini di Londra. Ma vai a cagare! Ci crediate o no, lei sta là a fare l'ispezione del cadavere. Veramente, i dettagli nuovi che emergono dalla sua ispezione sono... zero, come potete immaginare. Contributo della tua vita in questo universo? Zero. Però intanto si scopre una cosa nuova, diciamo interessante, perché a un certo punto Blackburn si dichiara dicendo, vabbè, non dice proprio le parole che dirò io, ma avete capito, c'è il sottotesto, poi la verità è quella, no? Cioè, della serie, ti sto coinvolgendo in tutte queste cose perché in realtà voglio corteggiarti, cioè voglio bombarti, questa è la verità. E tra l'altro mi sono già incontrata con tuo padre e ci siamo messi d'accordo, insomma, mentre lo pizzicava le fumerie d'oppio, mi ha messo una buona parola, praticamente il padre ha venduto la figlia dicendo, guarda, se mi fai questo favore che mi lasci andare, io ti do in cambio mia figlia, cioè mio meno. E lei rimane un pochino perplessa. Nel frattempo arriva il padre che è ritornato dalla campagna, è tornato dal rehab, si è riavuto, ha smesso con la dipendenza dall'oppio e si incazza dicendo, vabbè, da adesso in poi, signorina, basta scorribande, basta duplici omicidi, basta autopsie. Tra parentesi, ma è colpa tua, cioè sei tu che ti sei messo d'accordo con questo Blackburn per corteggiare la figlia, è colpa tua che te ne sei andato in campagna, cioè, ma proprio completamente cose random, senza nessuna logica. Ma poi uno così overprotettivo nei confronti della figlia che se ne va e non lascia detto niente, non la lascia così allo sbaraglio a Londra. Ma Wyoming, ma di che stiamo parlando? Vabbè, chiaramente il padre comunque viene mandato a fanculo in tempo zero, cioè nel senso che lui dice, d'ora in avanti vivrai secondo i dettami della società, non voglio più sentir parlare di scienza o di quel degenerato di tuo zio, se dovessi scoprire che mi hai disubbidito ti sbatto fuori di casa. Conseguenze per il fatto che lei disubbidisce il minuto dopo? Anche qui, zero. Zero. Però c'è una cosa interessante che vi fa capire tutta la mancanza di logica dell'intero libro, perché praticamente Nathaniel a un certo punto, praticamente appena torna il padre, prende da parte la ragazzina e dice, guarda Audrey, adesso basta però, cioè ho cercato di tollerare queste tue scorribande con lo zio, però adesso è il momento di lasciar perdere. E lei dice, ma scusa, ma di che stai parlando? Cioè l'ho sempre fatto e tu mi hai sempre coperto, mo cos'è sta novità? Lui fa, perché non te l'abbiamo detto prima, sperando che tu ti stufassi di lavorare con lui. È logic, ma comunque andiamo avanti. Cioè, speravamo che non fosse necessario doverti rendere partecipe della verità, però visto che continui a lavorare con lui, te lo dobbiamo impedire con la forza, perché la verità è che tuo zio fa gli esperimenti di trapianti d'organo. L'ha fatto anche con la madre di Thomas, che chi minchia è, direte voi, infatti... personaggio inesistente. Comunque lui ha sempre fatto i trapianti e Thomas fa gli esperimenti di trapianto con lui, e quindi insomma Nathaniel fa capire tra le righe che sono persone pericolose perché fanno gli esperimenti con i trapianti d'organo, e guarda caso c'è un serial killer che toglie gli organi
dalle donne la notte, dalle prostitute. Ma da dove vuoi arrivare, Nathaniel? Cioè, a parte che Thomas e tuo amico andavate in giro a fare le ronde di notte, quindi che stai dicendo? Ma poi tu sapevi tutto, ma a parte che poi non c'è logica nel dire che uno fa gli esperimenti con i trapianti, allora è un delinquente, una persona pericolosa, cioè non c'è nessun collegamento. E soprattutto, ma me lo stai dicendo adesso? Cioè, io da una vita e mezza che faccio le autopsie con lo zio, però tu mo mi dici che è una persona degenerata e pericolosa? Ma non so, dirmelo prima. Ma ancora una volta, chiama per piacere. Vabbè, lei corre da Thomas e lo zio e li affronta dicendo: è vero che fate i trapiantini d'organi? Allora, ricordiamo tra l'altro una cosa molto importante, che ancora siamo molto lontani dai trapianti d'organo, cioè al massimo si facevano, cioè si facevano degli esperimenti un po' alla Frankenstein, ma cioè molto. Se siamo qua nella fantascienza. Ma prima di affrontare Jonathan e Thomas, mi sono scordata di dirvi che c'è un lampo nella testa della protagonista. È un lampo sbagliato, però almeno c'è un po' di illuminazione. Perché finalmente a pagina 400 lei si rende conto che c'era una possibilità da prendere in considerazione. La possibilità che suo padre è effettivamente Jack lo Squartatore, sia Jack lo Squartatore. Perché mio padre aveva legami con la maggior parte delle vittime. L'oppio poteva avergli in qualche modo annebbiato il cervello, trasformando il dolore che provava per la morte della mamma in qualcosa di più violento. Vabbè, doesn't make any sense, però andiamo avanti. Ma sarebbe davvero stato capace di ammazzare qualcuno? Ma ricordiamo che suo padre è germofobico, secondo te può andare in giro a segare gli arti? Però mi sono scordata di dirvi un'altra cosa, cioè nel senso che suo padre, lei dice che suo padre aveva legami con la maggior parte delle vittime, perché Nathaniel, tra l'altro, gli dice che Nathaniel o qualcun altro, non mi ricordo francamente, comunque dicono che quella Elizabeth di cui tenevano i ritagli dell'omicidio del giornale, in realtà era l'ex fidanzata dello zio, oltre che un'altra loro domestica. Praticamente tutte le vittime di Jack lo Squartatore sono passate da quella casa. Quindi quando lei va da Jonathan e Thomas, li affronta dicendo: ma facevate i trapianti, facevate gli esperimenti sulle persone? E nel frattempo chiede anche: e la tua ex fidanzata, zio, è morta? Non ti sei fatto due domande del fatto che Jack lo Squartatore ha ucciso prima l'ex domestica e poi un'altra ex domestica e pure tua ex fidanzata? Cioè, non ho capito, ma sua zia sta dormendo? Cioè, qualcuno con una rotella in testa c'è in questo libro? Risposta tristemente no. Vabbè, comunque loro balbettano, cioè si giustificano con scuse ridicole. Per esempio, guarda, tecnicamente non abbiamo mai usato alcun organo. Abbiamo testato alcune teorie meno invasive, ma non eseguiamo interventi da un anno. L'ultima volta abbiamo giusto tentato di riattaccare un dito mozzato, se proprio ti interessano i particolari. Riguardo invece alla fi l'ex fidanzata, praticamente lo zio accampa delle scuse ridicole. Cioè, sapete quando vi sgamano che state facendo le corna e iniziate appunto ad arrampicarvi sugli specchi? Esatto, più o meno la stessa cosa. Cioè, dice: guarda, lei mi aveva fatto scegliere fra la scienza e la vita, una vita insieme, perché non le piaceva che facevo gli esperimentini strani. Anche qui, ma che vuol dire? Ma find logic. Vabbè, comunque io ho scelto la scienza e l'ho abbandonata a se stessa. Lei per ripicca, cioè quante cose sono sbagliate in questa cosa non ve la so dire, lei per ripicca ha deciso di vivere da sola e di cavarsene da sola e di non risposarsi, di non avere più una vita, perché pensava che io sarei tornato da lei e si è messa a fare la prostituta e poi è stata uccisa. Allora, innanzitutto, per quale motivo lei per vendetta doveva rendersi infelice per fare torto a te? Ma di che stiamo parlando? Ma poi scusami, ma tu che merda sei? Cioè, nel senso, lei scopri che comunque aveva dei problemi economici e tutto quanto e non l'hai aiutata? Ma fai schifo! Ma cioè, ti vorrei sputare addosso! Lei comunque accetta serenamente tutte queste scuse accampate e va avanti e continua con la sua ipotesi che il padre è Jack the Ripper. Non si rende minimamente conto che la cosa è completamente incompatibile con tutto quello che succede all'interno del libro. Tra parentesi, ho cercato di farvi intuire che ci sono stati degli indizi importanti all'interno del libro che facevano vertere verso un altro personaggio dentro casa tua, che insomma, se non è tuo zio e non è tuo padre, deve essere l'unico altro personaggio presentato in questo libro di merda, no? Cioè, nel senso, non è tuo zio, non è tuo padre, chi è? Mio nonno? Cioè, il profumo, l'ex domestiche. Pronto? E ti telefono a casa. Pronto?
perché mi affanno? Perché fatico così tanto? Vengono spediti dallo zio al funerale di una delle vittime di cui lei aveva fatto l'autopsia, l'ispezione là con Blackburn. E la domanda è: perché? Ma che c'entra? Lo zio era convinto che gli assassini tornavano spesso nei luoghi in cui avevano dato sfogo alla violenza o si facessero coinvolgere nelle indagini. Ho capito, ma il cimitero al funerale non è il luogo in cui lei è stata uccisa, primo. Secondo, ma che vuol dire gli assassini si facevano coinvolgere nelle indagini? Ma secondo quali... Allora, a parte che tuo zio, se pensa veramente questa cosa, doveva aver scoperto chi era Jack the Ripper dal minuto uno. Se veramente pensa questa cosa, il fatto che non abbia capito un cazzo è grave. Secondariamente, il fatto che l'assassino si fa coinvolgere nelle indagini è una teoria basata su che cosa, scusatemi? Cioè, qual è l'indizio che ti fa pensare a questa cosa? Nessuno! È completamente inventato! Vabbè, comunque, al cimitero, la facciamo breve, lei conosce questo medium, Vanna Marchi, Nosferatu, cioè arriva questo tizio con la barba, con i piedi strascicanti, che dice, io sono, non mi ricordo chi, no, Robert James Lee, sono un predicatore spiritista. Comunico con gli spiriti passati a miglior vita. I miei spiriti guida mi hanno informato che qui avrei trovato qualcuno che avrebbe potuto fermare Jack lo Squartatore. Chi è lei? Ora ho capito perché gli omicidi di Jack lo Squartatore sono rimasti irrisolti. Ho sentito una forte attrazione verso di voi, signorina. Ed è proprio in quel momento che è apparsa vostra madre, quindi lui appunto fa credere che lei stia parlando con sua madre. Vabbè, i due si fanno coinvolgere perché lei insieme a Thomas, che è il suo babysitter, e vanno a casa di questo tizio, a casa di Vanna Marchi, per farsi fare la truffa praticamente, cioè la seduta spiritica in cui entrano in contatto con lo spirito della donna uccisa. Allora, i motivi per cui questa donna decide di rivelarsi a lui è inspiegabile, cioè non c'è. Ma poi soprattutto la cosa fa ridere perché durante questa seduta spiritica lui si fa dire appunto come, cioè, si fanno dire degli indizi su chi sia Jack the Ripper, cioè su che cosa è successo a questa donna. Dice delle cose senza senso, cioè per esempio dice che Jack the Ripper ha un segno distintivo sul corpo, dice che era presente quel giorno, addirittura che vi ha visto, che era a pochi passi da voi, che vi ha parlato, che lei era arrabbiato con Jack lo Squartatore. Poi le dice anche: lasciate subito Londra, dovete tenerla sicura, il marchio della morte sulla pelle. Ma scusa, ma stai dando tutte queste informazioni inutili? Ma cazzo, ma dille chi è, no? Cioè, descrivicelo, ma non ho capito. Un fantasma, vittima di un omicidio, al massimo non sa chi è il suo omicida, quindi non ti può aiutare per quello che non parla. Ma questa cazzo sa tutto, sa che c'è il tatuaggio, sa che addirittura ci ha parlato, che era arrabbiato con lui. Cioè, vabbè, chiaramente avete capito che è suo fratello, no? Cioè, ormai c'è molto da dire, insomma, è chiaro. Cioè, sa tutto, cazzo, dille anche il nome, dille come è fatto fisicamente. Ma poi scusate, cos'è sta pagliacciata che lui dice, no, avete il marchio della morte sulla pelle, ma che dici? Che poi infatti anche quando si scopre perché Jack the Ripper fa tutti questi omicidi, eccetera, eccetera, lei non è mai in pericolo perché lei non c'entra un cazzo, cioè lei è l'unico, lei non, Jack the Ripper non ucciderebbe mai lei. Quindi questa sceneggiata che cosa mi rappresenta? Il marchio della morte? Ma che cazzo stai dicendo? Vabbè, allora che cosa succede? Lei torna a casa sua e decide di andare fino in fondo. No, non è vero, cioè la verità è che il medium le dà un indizio, perché il medium praticamente ormai ti ha detto che Jack lo Squartatore è una persona vicino a te, quindi lei cosa fa? Decide di andare fino in fondo, culo, lei riesce a trovare una strada, una pista, diciamo, perché ritorna a casa, trova un passaggio segreto e scende in questa specie di scantinato dove si scopre che è una specie di laboratorio del dottor Frankenstein. Ci sono i barattoli, coi feti, coi esperimenti, con gli organi, da tutte le parti, a casa sua. Quindi ripetiamo tutti insieme: chi minchia è Jack lo Squartatore, quello che noi avevamo capito a pagina 100. Anche perché ti sembra un caso il fatto che la persona a cui riveli le informazioni, tipo lei aveva detto a lui chi è Alistair, che era l'ex cocchiere, vi ricordate? Poi il giorno dopo tu ritrovi questo, cioè lui è l'unico a cui lei ha detto il giorno dopo ritrovi questo qua morto. Secondo te chi minchia è stato? Dai, svegliati! Cioè, questo libro doveva finire a pagina 100, invece è finito a pagina 500. Farmi venire l'ulcera. In realtà qua ho saltato delle pagine perché arrivate a un certo punto, ve lo giuro, erano le 2 del pomeriggio, ero così. Sveglia, sveglia, devi stare sveglia. Così, perché il fatto che impieghino altre 1000 pagine per arrivare al punto, però lei ci crede, eh?
Dovevo essere io ad affrontare Jack lo squartatore. Il regno del terrore di mio padre sarebbe cessato prima del sorgere del sole. Di quello ero certa, perché lei appunto crede che sia il padre. Vabbè, è il sonno totale della mente. E vabbè, qua c'è il gran finale che è veramente di una trashata incredibile, perché si scopre, vabbè, a parte si scopre che la Maniscalco scrive ancora peggio di quanto pensiate, i brividi troppo terrorizzati persino per farmi accapponare la pelle rimasero appena sotto l'epidermide, fiutando l'arrivo di una nuova ondata di terrore. Vabbè, qua c'è la grande rivelazione che è il fratello che è Jack lo squartatore. Tra l'altro noi lo capiamo prima di lei, perché lei nonostante tutto, cioè nonostante si trovi in una cripta piena di cadaveri, di barattoli, esperimenti strani, eccetera, eccetera, si trova davanti suo fratello, lei è ancora lì. Nathaniel, è successa una cosa terribile, non hai capito? Dobbiamo scappare, il nostro padre è l'assassino. No, amore. Tra l'altro lui si mette a ridere, cioè Nathaniel mi scaraventò su una sedia all'angolo della stanza senza smettere di sghignazzare, cioè letteralmente questo arriva, si mette a sghignazzare e secondo te non è il cattivo? Vabbè, ma la cosa più ridicola è la motivazione dietro, perché qua c'è un cattivo caratterizzato a meraviglia, perché praticamente lui vuole resuscitare la madre che ha tenuto conservata, non si capisce come, perché, vabbè, ma lasciamo perdere. Ha cercato di fare una specie di patchwork con vari organi, ripeto che il trapianto organo non si poteva fare, ma vabbè, lasciamo perdere. Comunque ha fatto un patchwork con tutti gli organi delle donne uccise, per far rivivere sua madre, per far felice la sua sorellina, e lui è in pieno delirio, no? Ma questa cosa non ha il minimo senso perché Jack lo Squartatore, cioè se andate a vedere i delitti di Jack lo Squartatore, torturava queste donne. Cioè non gli interessava niente degli organi in sé, cioè non è che gli interessava, a parte che le torturava per ore, quindi questo è completamente incompatibile col trapianto di organi perché l'organo lo devi inserire, innestare nel giro di pochissimo, non è che puoi stare lì a torturare la gente mentre il cadavere di Frankenstein aspetta, ma questo non ha il minimo senso. Ma poi, ripeto, lui odiava le donne, l'hai detto tu all'inizio del libro, cioè l'ipotesi della tipa di Audrey era proprio che aveva il delirio di onnipotenza, quindi mi spieghi com'è che adesso siamo arrivati a questo, cioè ma non ha il minimo senso. Vabbè, il finale è il trash del trash, perché praticamente arriva il padre, arriva Thomas che era riuscito a capire, diciamo, tutto, peccato che l'hai scoperto troppo tardi, insomma arrivano tutti quanti e Nathaniel alla fine si suicida. Perché non so come si dice, cioè si elettrifica da solo nel tentativo di riportare in vita la madre, che fortunatamente non diventa una zombie. E io ci avevo sperato per qualche momento, ho pensato, speriamo che lei diventi una zombie e se mangia tutti e finisce così un po' all'Orgoglio e Pregiudizio e zombie, cioè ci speravo tantissimo. Purtroppo invece tutto è bene quel che finisce bene, lei e Cosino si fidanzano. Ma la cosa più trash di tutte è che questa cacata ha dei seguiti perché praticamente Thomas convince il padre di lei a farla andare, farli andare entrambi a studiare anatomia, non so, a studiare altre robe in Romania, dove andranno alla ricerca, non so, di Dracula e di altri esseri soprannaturali a sto punto. Quindi ci sono dei seguiti. Insomma, non so che dire. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io spero di avervi divertito anche solo un pochino. Forse non ci sono stati dei momenti particolarmente entusiasmanti, però spero appunto che abbiate comunque gradito questa puntata del libro di Melma. Come al solito, ci vediamo alla prossima. Auguri di buona Pasqua e un bacione alle vostre mamme. Ciao!